volavo di testa. Io avevo di testa, non volavo. No. E lui, meno male, batte Marco Poli che vediamo battere un rigore di testa. Sì. Invece no, sorpresa. Eh? Sorpresa. Tanto il portiere da una parte e palla dall'altra, ma grande, no? Sì, ho visto che il portiere si era messo più alla mia destra. Allora ho abbassato la testa, ho visto quella coda dell'occhio muoversi dall'altro lato, l'ho aperto. Vedete che bello tranquillo sulla base. Tranquillo, con quel giusto di tensione che ci vuole, dai. Altro? Per essere qui con tempo, ho fatto un pochino più di fatica a manovrare, perché comunque messa bene in campo la compagna, hai fatto spesso anche il reparto da solo. Ma ho cercato di essere utile per le mie caratteristiche alla squadra. Quel momento della partita richiedeva quello e sono stato, penso, abbastanza bravo a dare una mano alla squadra, dai. Il secondo gol è bellissimo con l'azione, come gesto, come... Il secondo gol? Sì. Sì, è stato molto bravo Riccardo perché ha messo la palla, penso, quasi perfetta, diciamo. Ha potuto solo spingerla. E poi su quel palo invece cosa è successo? Palo e poi sul gol di Leo? Sul gol di Zarici. Ah, io ho tagliato davanti al loro porto e l'ho spizzato sul secondo palo. Poi non lo so. Mezzavilla palo e poi il destro. Sì. Io partire dalla panchina e chiudere il conto, perché poi questo qua qui ha definitivamente ammazzato la partita. Sì, soddisfazione personale e per la squadra. Quindi bene tutto. Se si parte con una motivazione particolare dalla panca, cioè delle sofferta. No, ci sta, come sempre detto, siamo 22 giocatori, tutti 22 possiamo essere papati in tutta l'anno. Sta benissimo di giocare titolare, come iniziare la panchina, non c'è nessun problema. Una squadra che resta in 10, normalmente magari si protegge, invece la Sali ha fatto la partita anche con autorità. È un discorso tecnico di qualità, di carattere, un mix? No, io un mix, dai, diciamo più che altro di carattere. Come ti avevo già detto in un'intervista precedente, adesso iniziamo a essere consapevoli della nostra forza, sia tecnicamente che di carattere. Quindi anche oggi penso l'abbiamo dimostrato, sotto 1-0 abbiamo ribaltato il risultato con una addirittura con me, quindi più tanto di cappello a noi. Adesso dove volete arrivare? Alziamo la sticella o cambiamo? A casa. Presto. A casa. Ora a casa, cioè Burma. Ora prima possibile a casa. Poi vedremo. Queste 7 partite in un mese si è iniziati bene, ragazzi. La prima è andata, ora pensiamo a Monza, poi via per gli altri. Posto?